fame, ma pure a mangiare cose che per un bambino di un anno e mezzo erano non nocive, perché a cena dagli wurstel con le patatine fritte, surgelate, una cotoletta fritta e rifritta nell'olio di semi, surgelata, ma che sostanze te dà? C'aveva sempre la diarrea, tutti i giorni, non solo sporcava i pantaloni, sporcava tutti i giorni pure il materasso. Per me quella non era una struttura per la legge adeguata per tenere un bambino. Oltre al freddo, mia figlia che aveva pochi giorni, gli davano il latte in polvere, gliel'avevano cambiato comprando quello più economico, gli avevano dato un'acqua che non era idonea per i pasti per i neonati. Per me quella non era una struttura idonea, non c'erano giocattoli, io lo chiamavo il mattatoio perché i bambini venivano sgridati, urlati, menati. Io la legge 403 io la farei proprio abolire, perché oltre il fatto che dopo la casa umida a me mi hanno accusato perché era un'affettiva, perché chiamavo mio figlio piccoletto. Io l'altro giorno ho parlato con l'avvocato Miraglia e mi ha detto: ma queste sono pure sceme, perché tu lo chiamavi piccoletto per amore, con affetto, perché tu per tuo figlio provavi amore. E invece loro che hanno scritto al giudice che eri un'affettiva, l'incontrario, quindi hanno scritto addirittura l'incontrario. Quindi io voglio dire, non so motivazioni per togliere i figli, perché io non so né drogata, né né bevo. Tutti i test psicologici sono tutti venuti bene. Mio marito lavorava con la Ferrari addirittura. Andava tutto bene, cioè. Oppure che ascoltavo Gigi D'Alessio. Per me non so motivazioni per togliere i figli. Perché uno può ascoltare la musica che gli pare. Tre. Sono andati subito in adozione. Io ho parlato con il mio ex avvocato, ma perché si sono andati in adozione? Perché se sono affezionati alla famiglia affidataria, ma la famiglia affidataria l'ha tenuto un mese, io mio figlio l'ho tenuto un anno e mezzo, e io ho 3.000 testimoni che possono dire che era attaccatissimo sia a me che al papà, perché aveva un amore infinito sia verso di me che al papà. I miei amici ancora lo chiedono, dicono: no, non capiamo perché te l'hanno tolti i figli, perché il maschio che l'ho tenuto un anno e mezzo, la femmina no, perché la volevano portare via addirittura col cesario, quindi. Però nessuno riesce a capire perché l'hanno portato via, se lo tenevano veramente bene. E quindi io, cioè, sono in adozione perché un anno e mezzo è stato con me, non era affezionato a me e a papà, che eravamo i genitori naturali, no, l'hanno dato in adozione perché con la famiglia affidataria si era affezionato, ma questa non è una motivazione valida per dare bambini in adozione. Sono situazioni che sono veramente pesanti emotivamente, l'ho già detto. Io adesso vorrei che i nostri ospiti chiudessero la serata per poterci dare anche un po' di speranza per quello che potrà essere il futuro, con situazioni che sono terribili, che nessuno dovrebbe provare mai nella vita, e che purtroppo troppe, veramente troppe persone si trovano ad affrontare, e spessissime volte da sole. Quindi Stefania, non so se vuoi parlare tu. Allora, innanzitutto grazie a tutti gli interventi, io ho preso molti appunti, molte annotazioni che sicuramente verranno approfondite per cercare di migliorare gli aspetti che avete segnalato e che sicuramente non funzionano. Allora, le istituzioni innanzitutto sono composte da persone. Io prima di tutto sono una persona e sono una mamma di una bambina di 3 anni, quindi comprendo benissimo quello che state dicendo, e l'ho detto prima, questo è il peggior incubo che può capitare a un genitore dopo la morte del proprio figlio. Questa esperienza è devastante anche per me, ve lo devo dire molto onestamente, è devastante e non è facile mantenere un equilibrio, essere più distanti quando si sentono queste vicende. Non è facile, e soprattutto mi fa rispolverare anche un po' quello che è il mio vissuto.
E ci tengo ad aprire questa parentesi perché a volte la vita ti gioca degli strani scherzi, no? Anch'io non ho più i genitori, ho perso mio padre quando ero ragazzina e ho vissuto nel terrore, nel vero terrore, di finire in una casa di accoglienza. Sono cresciuta con questo terrore. Dopo mio padre, mia madre si ammalò gravemente di una malattia rara e mi rivolsi perché non avevamo niente, non avevamo mezzi economici, nonostante comunque avessero un lavoro, avevamo delle difficoltà, quindi mi ero rivolta allo Stato, mi sono rivolta ai servizi sociali. Io ai tempi ero una studentessa e quindi ovviamente ci tenevo a avere la stampella di cui parlavo prima, la famosa stampella, un supporto che tu ti rivolgi all'istituzione, ti rivolgi allo Stato per avere una stampella. La mia assistente sociale a cui avevo chiesto aiuto mi disse: tu ricordati bene che non ce la farai mai a studiare, non ce la farai mai, mettitelo nella tua testa, sappi che devi lavorare perché non hai possibilità. Io ho seguito il suo consiglio, facevo 12 ore di fabbrica al giorno, lavoravo la sera come cameriera, facevo la babysitter, mi sono laureata, mi sono specializzata e adesso sono in Parlamento a trattare questo tema. Non ce l'ho con i servizi sociali perché fanno un lavoro eccezionale, signor, prendono in contatto con gli anziani, con i bambini, però voglio che siano formati, specializzati e che quello che è successo a me o che potrebbe succedere a tanti altri bambini, ragazzini, non succeda più. Perché se io ho bisogno di una stampella, ho bisogno di un supporto, di un aiuto, di una persona formata, competente, e non di un giudice inquirente, di una polizia giudiziaria. E questo non deve più succedere a nessuno. E questa legge vuole fare questo. Altra cosa per rispondere, e scusate se ho aperto questa parentesi, però come vi dicevo la vita gioca anche strani scherzi. Articolo 403, l'allontanamento d'urgenza. L'articolo 403 della proposta di legge viene abrogato, cancellato. Non è male. E viene inserito, ma con i pali, con i paletti di cui parlavamo, nel principio della gradualità dell'allontanamento. E questa è la prima cosa. Altra cosa, basta analizzare la situazione italiana per rendersi conto della necessità di un cambiamento. In quasi tre casi, tre su 10 in Italia, 28,5%, le procure della Repubblica non ricevono alcuna indicazione sull'inserimento dei minori nelle strutture di accoglienza e tutto questo è inaccettabile, inaccettabile. Abbiamo dei fantasmi, i bambini sono dei fantasmi. Io vi cito un caso che personalmente mi ha sconvolto e non è della bassa modenese, non è di Bibbiano, ma di un fantasma, una ragazza di Milano che a 25 anni ha perso la vita, è stata uccisa. Jessica Faoro, è stato pubblicato la sua storia un giorno su un articolo di giornale e nessuno si ricorda più la sua storia. Lei aveva 25 anni, di questi 19 li ha passati sballottata da una casa famiglia all'altra. A 14 anni è rimasta incinta. Con grande responsabilità ha dato il suo bambino, responsabilmente, in adozione. Arrivata a 25 anni non aveva una casa, non aveva un progetto, non aveva nulla e si era appoggiata a questo autista a TCM che in realtà era un adescatore di giovani ragazze che l'ha uccisa. Lei dormiva su un divanetto di un metro per un metro. Hanno intervistato
gli operatori che la seguivano e hanno detto, beh, Jessica chiedeva una casa e un lavoro. Ha chiesto un tesoro, chiedeva una casa e un lavoro. E lui? E lo Stato dov'era? Dov'era lo Stato? Dov'era? Dov'era lo Stato? Le comunità, il progetto, le persone intorno? Dov'era? Non l'ha uccisa quell'uomo, l'ha uccisa lo Stato! Lo Stato! Queste cose non devono più succedere, è per questo che in questa legge non si molla, state sereni, non si molla. Altra cosa, state sereni, non dire che siamo felici, non si molla, questo sicuramente, altre cose, il controllo, si segue il percorso del minore, dall'inizio alla fine, un allontanamento dalla casa famiglia non può essere sine die, non può essere senza fine, per questo mettiamo dei tempi, ci deve essere un progetto, capire il progetto, seguirlo, incoraggiarlo, parlargli, collaborazioni, un applauso ai due genitori che hanno parlato prima. Ci sono tante famiglie affidatari che sono degli eroi, persone che lo fanno col cuore, come arricchimento personale. Sono una ricchezza, sono una risorsa, devono insegnare tanto, dobbiamo prendere esempio. Queste sono delle colonne portanti. Collaborazione, aiuto, anche questo non deve capitare. Altra cosa, quando si parla di strutture, al di fuori della famiglia affidataria, ci sono varie strutture. La casa famiglia, che prevede una presenza stabile di una famiglia volontaria, che può accogliere fino a 6 minori supportati eventualmente da educatori professionisti, e qui c'è una stabilità per il minore. Poi ci sono le comunità familiari, dove c'è una presenza di un adulto residente supportata da operatori. Poi abbiamo le comunità educative, in cui si trovano operatori professionali, che però non dormono lì, e quindi ovviamente garantiscono meno stabilità. Con il confronto di cui parlavamo prima, e parlando un giorno a Venezia con famiglie affidatarie, con famiglie che hanno bambini adottati, sedendomi a tavolino ore, siamo venuti a parlare del fatto che bambini, un'altissima percentuale di bambini da 0 a 6 anni che dovrebbero stare in una famiglia, come tutti i bambini, tutti i bambini, o in casa famiglia, invece molti sono in una comunità educativa. E quindi anche questi sono aspetti che bisogna sicuramente guardare. Altra cosa, si parlava di dati, cioè, anche qui l'attenzione che ci vuole a volte nelle cose, l'accesso agli atti, l'attenzione, via dicendo, cioè solo per rispondere a chi chiedeva questi fatidici dati. Io ho i dati prima che scoppiasse il caso Lubiano, non ci voleva un genio, non ci voleva un intellettuale di altissimi gradi, un matematico, per capire che qualcosa non andava. Ve li leggo solo per capire di cosa stiamo parlando. Le cifre dell'intero comune della Valdezza, che sono 8 comuni, era questa: la spesa per affidi di minori si impenna conseguentemente passando dai 245.000 euro del 2015 ai 305.000 euro del 2016, fino ai 327.000 euro del 2017, e infine a una proiezione di spesa di 342.000 euro del 2018. I soldi necessari per la psicoterapia dei minori in affido passano invece dai 6.000 euro del 2015, 6.000 euro del 2015, ai 31.000 del 2017, fino ai quasi 27.000 del primo trimestre 2018. Le prese in carico per violenza sono state invece 136 nel 2015, 183 nel 2016, fino alle 235 nel 2017 e le 178 del primo semestre 2018. In sostanza, se si fosse arrivati fino alla fine dell'anno 2018, si potrebbe dire che sarebbero state praticamente triplicate rispetto a 3 anni prima.
Possiamo dire che per minimizzare la cosa nella relazione di fine mandato l'Unione scrive: preme sottolineare come i dati di grave maltrattamento e abuso della Valdenza, superiori alla media regionale, non sono ascrivibili a un fenomeno locale, ma sono in linea con i dati dell'OMS e di organizzazioni internazionali come Save the Children e Terre des Hommes, cioè per i servizi sociali, quindi si tratta di un boom in linea con i dati dei paesi di guerra. Non ci voleva un genio, quindi tutte queste cose noi le abbiamo segnate, quindi per quanto riguarda controlli, le proposte, stiamo, ripeto, ascoltando tutti, quindi io voglio anche dare la speranza, evitare proprio che si ripetano, ma com'è che si ripete? E chiudo con gli ultimi due punti. Bisogna soprattutto evitare che il giudice minorile, che sono persone anche competenti, non dobbiamo generalizzare, ma dobbiamo però evitare che un giudice minorile, invece che accertare il fatto, come dicevo prima, il fatto, deleghi a un esperto di turno, che può essere la CTU, può essere l'assistente sociale. Però nell'accertare delega tutta la gestione del caso all'esperto di turno. Succede che il parere del CTU o il parere del servizio sociale sostituisce l'accertamento dei fatti che spetta al giudice. Quindi ci troviamo dei giudici che fanno gli assistenti sociali e degli assistenti sociali che fanno i giudici. Quindi questa legge mette solo semplicemente dei tagli, dei paletti, in modo che questo non accada. Ok? L'ultima cosa, e chiudo dicendo che si dice sempre che il senso morale, no, di una società lo dimostra per quello che fa per i bambini. Sicuramente dobbiamo metterci una mano sulla coscienza, ma senza dubbio la speranza per fare le cose fatte bene e per rendere questa legge la più buona possibile ci sono, però dobbiamo fare un lavoro di squadra. Grazie. Ringrazio chi ha organizzato e chi ci ha invitato e anche chi ha dato un proprio contributo. Dicevo prima fuori, mentre fumavamo una sigaretta, che è stato un serato speciale. Un insieme di persone veramente più uniche che rare, perché aver sentito famiglie affidatarie di questo livello, aver sentito volontari di questo livello ha dato una speranza per il futuro, legata però, chiederei io una promessa, non so se la volete fare in pubblico o in privato, ovvero sosteniamo queste umanità. Perché sentire che Betty non avrà più tempo perché deve cercare un lavoro, giustamente, cioè di che cosa può vivere una persona? Non è che si può vivere di volontariato. Pensare che non ci siano quelle istituzioni che ti ascoltano e delegare al volontariato potrebbe essere anche un'idea alternativa. Io su questo non sono in Parlamento, però mi permetto di spendere una parola per le persone speciali che abbiamo qui questa sera, insieme alle vere vittime, perché il Comitato Voci Vere, e si qualificano loro Comitato Voci Vere, gli dobbiamo dare un bollino. Sono davvero il Comitato Voci Vere, le vittime, le diavole della bassa o viceversa, i diavoli della bassa barra veleno sono le vere vittime. Chi è vittima? Chi qualifica la vittima? Quello che è vestito da benefattore o quello che è vestito da indagato imputato? Quindi come avvocato vi parlo, quando si difende una persona deve avere la dignità, il decoro, l'onestà di riconoscere chi è in quel momento la vera vittima. Quindi vorrei parlare per loro e spendere l'ultima parola per loro rispondendo alle domande del Signore.
come siamo messi, qual è lo stato dell'arte dopo 20 anni, i servizi sociali sono sempre quelli, sono stati modificati, che cosa è successo, ci sono le sanzioni. Ora, arrivare a una verità dopo 20 anni, voi capite che è ancora più drammatico, perché mentre per Bibbiano siamo riusciti a fermarli nell'immediatezza e probabilmente tanti errori non si sono potuti ripetere in quel momento, noi siamo ancora lì a calciare, a graffiare, a urlare, nel dire siamo noi le vittime! Siamo noi, smettete di fingere di essere voi, voi non siete le vittime, chi siamo noi e voi? Le istituzioni da una parte, le famiglie dall'altra. Queste istituzioni che a un certo punto per autoproteggersi decidono di portare le armate a proteggersi di nuovo. E quindi si creano le commissioni dove si invitano, si autoinvitano. E chi invita chi? Chi sono questi che vanno a parlare? Chi ha deciso chi deve andare a parlare? E soprattutto, quando avremo finito queste commissioni, cosa avremo ottenuto? Ecco perché non mi piacciono le commissioni. Tutta sta sabbia mobile dove tutti dicono contro tutti. Per far che cosa? Serve un fondo di garanzia, di solidarietà, che di certo non darà un risarcimento, perché non ci sono risarcimenti, aveva ragione il cittadino che diceva sono cittadino. Certo che non ci saranno risarcimenti, ma almeno le istituzioni vogliono chiedere scusa, vogliono creare un fondo di garanzia, come fanno per le vittime delle banche. Lo facciamo per le banche, non lo facciamo per i bambini, ma vergognatevi. Che dire una cosa, che il problema è molto grosso. Il problema è molto grosso e dobbiamo affrontarlo da tanti punti di vista e ci vorrà molto tempo per farlo, cioè molto, nel senso che anche l'esperienza che ci è stata portata ancora di più mi fa comprendere come la realtà soggettiva, noi non sappiamo niente del perché è stato portato via questo bambino. Parlo del tuo. Noi non sappiamo perché è stato portato via il tuo bambino. E bisogna. Neanche tu ancora l'hai capito. Ci vuole tempo e soprattutto bisogna capire bene quali sono le procedure. Il tempo lo dobbiamo avere e dobbiamo avere anche, scusate se mi permetto, una continuità di persone che ci stanno ascoltare da tanti punti di vista, soprattutto anche, non soprattutto ma anche dal punto di vista politico. Se Stefania ha mantenuto la sua promessa, quando c'è stato il ribaltone, lei ha detto io vado avanti e lei è andata avanti e c'è stata sempre al nostro fianco, questo lo dobbiamo ammettere. E ha continuato. Noi chiediamo di avere tempo per studiare strutture psicologiche, per capire meglio, per vedere come riorganizzare i servizi. Tante persone devono lavorare, ma se non abbiamo una stabilità non ce la facciamo a lavorare. Per volte si ricomincia da capo. E questo lo dico a tutti. Se sappiamo dove vogliamo andare, cioè che vogliamo cambiare questo sistema, dobbiamo fare un viaggio un po' più lungo di un giorno, due giorni, un mese, magari anche un anno. Abbiamo bisogno di continuità. Intanto io ringrazio ovviamente tutti perché siamo stati qui fino a mezzanotte e quindi stanno da poco e abbiamo cercato di sviluppare tutti i temi e soprattutto di ascoltare perché gli ultimi contributi ci arricchiscono, secondo me sono fondamentali perché ci danno la visione delle cose. Una delle
prime cose che mi hanno detto quando sono entrato in Parlamento è: attenzione, perché se resti dentro i palazzi e non esci, non parli con le persone, non vedi la vita reale, il rischio è un ovattamento, il rischio è non percepire più la realtà. E quindi grazie anche a tutti voi che siete qui oggi, noi questa realtà la sentiamo più forte che mai e ci dà la spinta e la carica per cambiare veramente questo paese. Faccio poche promesse, anzi non le faccio, cerco di far parlare i fatti, quindi abbiamo già degli impegni importanti per fine novembre con i risultati della commissione del Ministero, che però non è una commissione d'inchiesta, quindi è un'altra cosa, e abbiamo l'approvazione tra qualche settimana, spero nel più tempo più breve possibile, del testo di legge della commissione parlamentare, che ha però dentro anche già dei primi rilievi normativi. Una volta acquisiti tutti i contributi e punti dati, ovviamente il governo farà la sua parte per collaborare con il Parlamento e con tutte le forze politiche per raggiungere un risultato e nel frattempo per mettere la lente all'ingrandimento dell'ispettorato sulle denunce che arriveranno. Per questo vi ringrazio veramente tanto e vi auguro buonanotte. Velocemente tutti i nostri ospiti, voi che siete stati qua, avete resistito fino a questa tarda, è stata una serata veramente emozionante. E grazie per essere venuti e grazie a tutti coloro che hanno testimoniato, a tutti voi che avete ascoltato. Buonanotte.